essere amato e affarottato. Nulla di personale nei confronti di Piero Pitecchi, neoletto presidente. Per favore, si può rivolgere al consiglio? Sì, no, sto dicendo, egregi consiglieri, virgola, detto sì, Pitecchi, nulla di personale contro il neoletto presidente Pitecchi, per il quale, come per tutti i cittadini della Repubblica Italiana, vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, ma vista la vicenda giudiziaria che riguarda il consigliere Pitecchi con il comune di Taranto per una vicenda di rimborsi, e auguro al presidente Pitecchi di chiarire e di vedersi felicemente assolto, è un augurio che faccio dal punto di vista umano, quindi nessuna cattiveria e nessuna credine nei suoi confronti, però ferma restando la legittimità della sua elezione, sarebbe stato opportuno che avesse fatto un passo indietro, avesse chiarito la sua posizione giudiziaria e poi poteva tranquillamente ricoprire le cariche che lui, come qualsiasi altro consigliere, merita. Oltretutto ci potrebbe essere una situazione etica quantomeno imbarazzante, ove mai, vorrei ben capire, il comune di Taranto dovesse costituirsi parte civile nei confronti del Pitecchi che ora è diventato presidente. Questa come punto iniziale. Altro aspetto, abbiamo notato un repentino dietro front di Lucio Ronce, che pure legittimamente aveva espresso la sua opinione di fare il presidente. Forse con il consiglio comunale. No, è il consiglio comunale. No, rappresentiamo solennemente la città. E certo, della città. No, il consigliere Ronce voleva fare il presidente, è una cosa legittima. Cosa è successo nel frattempo? Perché ha fatto il passo indietro? No, è vero che avrà un incarico dalla Regione Puglia, lui o chi per lui? Domanda. No, voglio capire. Presidente, ma non è che mi può dire lei quello che io devo dire, se no questa è dittatura. Se lei mi dice, no, lei non può entrare nell'oggetto. No, io sto parlando. Sì, no, sto parlando di questo mistero per il quale Lucio Ronce, e non vorrei capire. Come? Abbiamo votato per il presidente? Abbiamo votato per il presidente? Dove stava l'andamento del consiglio? Dove era fissa? Ma lei legge o non sa, penso che sappia leggere bene? Pitecchi, ma tu eri uno di quelli che stava dal notaio per fiduciare me? Una domanda, io ti do del tu. Vabbè. Ma lei, allora, onorevole presidente, lei stava dal notaio per fiduciare me? Chiedo. Grazie.